Amici belli, ogni volta che questi soggetti qui mi vengono a trovare ci sono sempre dei fuori onda che meritano molto. E devo anche aggiungere che io manderei in onda i fuori onda Silvio Laviano, Egle Doria, ciao. Bentornati. Ciao, ciao. Baciamo. Buona estate a tutti. Ciao a tutti. Ecco, ma infatti voi siete arrivati con un abbigliamento tipicamente estivo perché non potendo, diciamo, fruire della medesima estate in quanto troppo impegnati. Lavoriamo. Sempre chiusi dentro castelli. Teatri, castelli, sale trove. Tu nel frattempo stai cominciando a io scendere. Io scendo piano piano. No, ogni tanto Silvio Laviano, quando guarderete il video, vedrete che sparisce, viene risucchiato da un vortice. Il vortice della vostra grande passione, quello sì che possiamo definirlo, sì. Un vortice che vi ha rapiti da molti anni e che fa sì che arrivino poi delle cose meravigliose come Teatro in Fortezza anche quest'anno, Egle. Secondo anno di Teatro in Fortezza, l'anno scorso è stato un progetto pilota e con tutta la volontà e la voglia di riproporlo, chiaramente era una sfida e questa sfida, grazie anche chiaramente all'amministrazione comunale di Sperlinga, è stata mantenuta e vinta in parte, cioè nel momento in cui partiamo con una seconda edizione. Nuova edizione. Fra l'altro, Silvio, mai dare qualcosa per scontato. Ecco, il luogo è particolare, è evocativo, è speciale. Vorrei che tu lo raccontassi perché vale la pena. Io lo dico a tutti i catanesi che ci seguono: organizzatevi, sì, cominciate a organizzarvi. Una gita fuori porta, neanche tanto lontano, un'oretta. Di macchina, esatto. da Catania a Sperlinga, che è un gioiello, un piccolo gioiello incastonato vicino a Nicosia, nel. Tra Enna e Nicosia, dove si erge questo castello che ha anche una valenza storica importantissima, certo. Perché è stato luogo e teatro di fatti accaduti durante le espie siciliane, uno dei pochi castelli costruito e incastrato dentro la roccia. Rupestre. Dice in questi casi, mi pare, no? Sì, mm-hmm. E c'è anche un borgo rupestre dove noi eravamo stati presenti e da lì è nata la collaborazione con il comune, con uno spettacolo che era Troiane, di qualche anno fa, e dall'anno forse scorso, tutto è iniziato da lì. È partito tutto da lì, dalle Troiane al Borgo Lupestre in forma itinerante, e andò benissimo, peraltro portare anche un classico però un classico come lo rappresentate voi, mi permetto di dire, rivissuto, stravolto, stravolto per... ma non nel senso di nella storia, ma nel raccontarlo oggi, ecco. Esatto. E quindi questo castello rappresenta per noi ormai un po' casa nostra, certo. È un po' una favola che si è concretizzata, esatto. Tutti desiderano vivere dentro un castello e noi lo viviamo. Voi fra l'altro in questi giorni siete già impegnati in un castello, lo vogliamo ricordare, il Castello Ursino con Eterna, lo spettacolo di Luana Rondinelli, la regia di Nicola Alberto Rofino, 15 attori scena, 15, noi, ne abbiamo già parlato in salotto di Catania. E consiglio, non perdetevelo, così spassionato. E poi naturalmente c'è questo appuntamento che anche quest'anno vi vede impegnati però in una veste diversa, perché voi siete degli attori, tu ti sei cimentato nella regia, tu nella sceneggiatura, anche un po' nella regia di te stessa. Beh, più volte di una vita, ci dirigiamo verso un obiettivo ben preciso, talvolta non sappiamo manco quale, però quella è un'altra storia, ogni tanto cambia, però dico, coordinare in questo caso una rassegna, sì. è un ruolo diverso, indubbiamente, sì, decisamente ha una crea degli impegni diversi che sono anche organizzativi. Anche nella scelta di ciò scelta che si propone. L'anno scorso abbiamo fatto un tipo di rassegna che aveva una serie di percorsi, quest'anno invece abbiamo puntato su alcuni anche personaggi in qualche modo chiaramente più famosi del panorama Avete italiano. Avete alzato il tiro. Ma non lo vorrei dire, perché non è alzare il tiro. Il tiro l'anno scorso era altissimo. Come offerta assolutamente dare un attimo, anche vedere un attimo, porre un'attenzione su quel territorio che probabilmente in questo momento ha bisogno anche di essere stimolato da certi eventi, e quindi è stata una scelta anche voluta dall'amministrazione, certo. Quindi ricordiamo il nome del sindaco Cucci e dell'assessore Salvatore Castiglia, che hanno sapendo anche i nostri rapporti, perché noi veniamo fuori da una
un anno di tournée con Michele Placido. Certo, a Michele, quando abbiamo proposto durante le nostre passeggiate tra Mestre, Mestre e Cesena, abbiamo proposto l'idea di venire a Sperlinga. Lui si è innamorato immediatamente del progetto. Perché chiaramente voi, essendo molto addentro, lo avete anche saputo trasmettere, immagino, nel modo giusto, perché è chiaro che chi come Michele Placido ha una storia lavorativa importante, ricca, sta anche attenta all'offerta che arriva, e molto fa anche chi propone, perché voi siete persone serie. Non sembra il limone, lo vuoi? Allora, continuiamo a parlarne fra pochissimo, perché vorrei, abbiamo già preannunciato un nome che è Michele Placido, ma ce n'è un altro e ci siete anche voi, quindi ne parliamo fra pochissimo, voi restate lì. Rieccoci ancora una volta in salotto, oggi pomeriggio Egle Doria, Silvio Laviano, parliamo di teatro in fortezza, di diversi appuntamenti, abbiamo già anticipato qualcosina a proposito di Michele Placido. Sì, e poi abbiamo invece, quest'anno è composta la rassegna da tre appuntamenti. Il primo è giorno? Il primo è giorno 12 agosto con Mimì di Mario Incudine, quindi un altro spettacolo che sta facendo il giro d'Italia, del mondo, e che anche lì nasce dalla grande collaborazione che finora c'è stata anche con Mario, e anche dalla volontà proprio. Mario è un altro innamorato di Sperlinga, non è la prima volta che va a Sperlinga, lui è chiaramente del territorio ennese, quindi conosce bene, ma è proprio innamorato di quel luogo, quindi l'obiettivo era riportare tanto amore dentro quella e la giusta attenzione, l'attenzione che merita, quindi giustamente, ecco, quasi vi state proponendo, come mi permetto di dire, testimonial di Sperlinga. Questa cosa a me fa molto piacere, perché denota un profondo senso di attaccamento e di amore. Ma è successo così l'anno scorso, perché non c'è una differenza tra il percorso dello scorso anno e il percorso di quest'anno, c'è una continuità. Nel senso che lo scorso anno il nostro obiettivo come anno zero è stato quello, come direzione artistica, di aprire delle strade. Infatti c'erano dei percorsi, infatti la rassegna era legata a dei percorsi. Certo. Queste strade si stanno cominciando ad aprire, e quindi quest'anno si è deciso di cominciare a mettere dei punti fermi in questi corridoi del castello, lavorando anche su realtà che, pur partendo dal territorio siciliano, si sono aperte dal punto di vista nazionale, internazionale, europeo. Certo. Mario, naturalmente. Parlavamo di Michele Placido. Michele, che non è siciliano, ma sappiamo benissimo il rapporto che ha con la terra, con la nostra storicamente. Terra, storicamente, artisticamente. E lui sarà il 29 di agosto. Lui sarà il 29 di agosto. E poi, per continuare il percorso di filiale paterno-materno del territorio, Ippolito, di Euripide, con la regia di Nicola Alberto Rofino, con Egle Doria, Luana Toscano, Gianmarco Arcadipane e il sottoscritto, che è un progetto che è nato a Sperlinga, nato lo scorso anno in Teatro in Fortezza come residenza. Quindi è andato molto bene, è stata proprio la prima nazionale, è stata lo scorso anno a metà luglio. E come continuità Ippolito ritorna, peraltro con una collaborazione, una produzione ufficiale del Teatro Stabile di Catania, insieme all'Associazione Culturale Made, e anche questa cosa è la seconda volta che il Teatro Stabile di Catania ritorna nel territorio in gioco a Sperlinga con Giuliane, e ora con Ippolito c'è appunto una bella continuità. Fra l'altro Ippolito io non sono ancora riuscita a vederlo, e ogni volta ma perché sai poi cosa succede? Che il giorno dopo mi arriva qualche messaggio di qualcuno che è venuto a vedere lo spettacolo. Ho capito una cosa, quando c'è Ippolito succede sempre qualcosa nella coscienza di chi viene a vedere lo spettacolo. E me lo ha confermato anche Stefania Bonanno. Ciao Stefi! Che ha detto, che è a casa a lavorare, come sempre, è a casa a lavorare per noi, con noi. Ed è uno spettacolo veramente di quelli, no, che ti entra, ti scava dentro parecchio, perché io, da persone totalmente diverse fra di loro, ho ricevuto sempre le medesime impressioni. Non mi sembra un caso, eh? Ippolito è un progetto molto fortunato, appunto ritornerà, abbiamo fatto per ai Benedettini una replica Porte Aperte Catania, come Teatro Stabile ai Benedettini proprio a metà luglio, ritornerà a Sperlinga e faremo delle repliche il 20 e il 21 a Catania, mi era stato spoiler
creato adesso il castello, quindi torna il castello, castello, signori. Beh, castello. Ormai guarda, siamo veramente allora, castellani. Castellursino, ricordiamo che c'è Eterna, teatro in fortezza, il castello di Sperlinga, assolutamente, e tornerete in scena anche al castello, di Castello. Quindi giriamo i castelli se volete. Quindi castellani miei, è sempre un piacere stare con voi e parlare delle cose belle che realizzate. Io invito sempre i miei ascoltatori a incuriosirsi, perché molte volte ne abbiamo già parlato in passato, il teatro incute quasi un timore reverenziale. No, fatevi stravolgere dal teatro. Il teatro è... è vita. È il luogo dell'anima, sì. È vita. Quindi è il luogo, dove, il luogo della vita, sì. Dove assolutamente. Si racconta la vita. Dove le vite si moltiplicano, questo ci si può riscontrare, si possono immaginare, si può vedere l'altro da sé e lo si può vivere, quindi essere colpiti, se vai col cuore aperto diventa esattamente un viaggio in altre vite, in qualcosa che ti appartiene, molte volte che ti fa tornare dentro di te e anche, che quindi puoi scoprire, è veramente... Silvio deve dire qualcosa, io lo sento. No, sta riflettendo. La cosa che invito... siamo qui sicuramente in forma promozionale, però la cosa bella è che in generale c'è sempre l'idea, soprattutto per il catanese, che un teatro ce l'ha buttato sotto la casa, no? Cioè questa cosa qua. Ma invece questa può essere un'occasione di scoperta. E se pensiamo a tutti i festival europei, appunto, parlo dell'Europa perché è il territorio che forse conosco un po' di più, però in Francia, in Inghilterra, c'è l'idea che dalla grande città, soprattutto nei mesi estivi, si fa una gita, si passa una giornata, esatto, si mangia anche qualcosa di buono e poi la sera si va a teatro. No, in un luogo, dove c'è un cielo stellato e tutto. Questo è un po' quello che vorremmo anche noi invitare a vivere come esperienza a un catanese, a un palermitano, a un messinese, certo, perché poi siamo nel cuore della città, al centro della Sicilia, a Enna, a due passi, di fare proprio un viaggio e di arricchirsi da tutti i punti di vista. Parliamo anche di un territorio dove un viaggio tu cura. L'enogastronomia è immagine, dove si mangia, come si mangia. Quindi, poi però potete mangiare dopo lo spettacolo, noi abbiamo, questa è una cosa anche, diciamo, una cosa simpatica, che cioè, no, un subito, rituale subito dopo lo spettacolo, sì, ovviamente l'amministrazione si presenta con una serie di tortoni. Il tortone, che è un dolce tipico del territorio. Una cosa particolarissima. Mangiamo tortone. Tra l'altro ci sarà anche in mezzo alla nostra rassegna, il 16, loro come ogni anno fanno la sagra del tortone ed è un altro evento pazzesco per cui si riempie, ecco, il paese, per esempio, di migliaia mi state di persone. Dando una notizia, perché io ero totalmente all'oscuro di questa sagra. Sì. Sono curiosa di sapere com'è il tortone, sono amante di dolci, quindi... Guarda, ecco, ne possiamo anche riparlare, perché probabilmente noi saremo coinvolti anche nella sagra del tortone, perché facciamo i castellani. No, cioè, e allora mi aggiornate. C'è la festa della castellana, lì tutti i borghi di vicino, un po' proprio come tutti i luoghi. I borghi d'Italia, perché Sperlinga fa parte, certo, dei borghi d'Italia. E tutti i borghi d'Italia siciliani si incontrano, scontrano per eleggere la migliore castellana, la miss castellana. Secondo me è un'esperienza. Dobbiamo riparlarne di questo. Intanto ricordiamo i giorni dei tre appuntamenti. Il 12, il primo. Il primo con Mario Incudine, Mimì, il 23 per Ippolito. E il 29 serata d'onore con Michele Placido. Grazie per essere venuto a raccontarlo. Ecco, volevo ricordare tutta l'organizzazione, certo, dell'associazione socioculturale Madè, e voglio ringraziare le persone tutte che dentro chiaramente lavorano, quindi Maria Grazia Pitronaci, Filippo Trepepi che collabora a livello amministrativo, Federica Buscemi, Stefania Bonanno, grande, e chiaramente sempre l'amministrazione perché noi, comunale. Noi ci mettiamo, noi siamo qua presenti, ma c'è una macchina dietro. C'è sempre un backstage nel teatro, e a maggior ragione in questi casi. Fondamentale, senza di loro, determinante. Le pagine seguite Teatro in Fortezza su Facebook. Madè su Facebook, basta Instagram pure, anche, basta seguire le pagine che sono sempre aggiornatissime e possono appunto Seguiteli, ma soprattutto andateci. Grazie. Alla prossima. Ancora grazie a te sempre. Sempre. Io sono contenta perché poi vengo a vedere gli spettacoli. Ho l'anteprima, capito? Un weekend lo devi fare. Si può fare. Due giorni a Sperlinga. Si può fare, anche perché c'è pure il tortone. Scusate, mi avete messo la pulce nell'orecchio. Grazie. 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 Ciao. Buon'estate.